Siamo con il mister Montepacini, la prima giornata di campionato di quarta e quinta categoria, finalmente dopo tante attese un campionato, ma soprattutto con tante squadre. Sì, è vero, a parte non sono l'unico mister, perché abbiamo un preparatore atletico e un altro mister, forse anche più importante di me. E questa è la prima partita, abbiamo aspettato, come sempre ringraziamo Adriano per l'incredibile ospitalità che ci dà qui a Borgo Solestà, e meno male è arrivato, almeno i ragazzi giocano, si divertono e facciamo le trasferte, quindi è qualcosa, insomma, di aggregazione molto importante. Con noi ci stanno le famiglie che ci aiutano in maniera incredibile e quindi niente, no, ci stiamo divertendo. Abbiamo trovato una giornata bellissima, quindi... Quest'anno avete fatto anche un qualcosa in più, oltre che il numero di ragazzi che stanno crescendo, perché anche, abbiamo visto che anche i Lascoli ha aumentato il suo numero, significa che i ragazzi si invogliano, si vengono stimolati maggiormente, ma poi avete anche una stella in più. Sì, no, è vero. L'anno scorso siamo stati in Valtellina alle finali nazionali, poi siamo stati a Novara, quindi giriamo un po' l'Italia con i nostri ragazzi e cerchiamo di farli divertire anche fuori dal calcio. Questo è bello perché comunque il terzo tempo è qualcosa di magico, nel senso che la condivisione con tutti gli altri è importante, sì. Io però, credo sia importante. Però abbiamo visto tanto agonismo, perché i ragazzi ci tengono a veramente alla vittoria, comunque vada, però lo fanno sempre con uno spirito di rispetto dell'avversario. Bravissimo, è giusto quello che dici. L'agonismo ci deve essere, altrimenti non sarebbe una partita di calcio. Quello che dici infatti è molto vero, c'è un agonismo puro, vero, quello non cattivo, non con la performance del risultato, noi l'importante è quando escono i ragazzi, l'importante è che sorridono, poi abbiamo vinto, abbiamo perso, la cosa non è che ci interessa molto. Fermana, ma si chiama Montepacini. Siamo con il mister dell'Accademia Biancazzurra Pescara, una prima giornata di campionato di quarta e quinta categoria, una giornata stupenda. Bellissimo, per questi ragazzi è una cosa bellissima, noi secondo anno che partecipiamo, loro sono molto contenti naturalmente di fare questa esperienza e niente, noi cerchiamo di dare il massimo, non sempre ci riusciamo, ma va bene, l'importante è che loro si divertono. Oggi siamo un po' rimaneggiati perché mancano 6-7 ragazzi che purtroppo con questa influenza è un macello, però ci difendiamo lo stesso. Abbiamo visto i ragazzi entrare in campo con lo spirito combattivo, ma con il rispetto dell'avversario e un divertimento che probabilmente i giocatori veri, i giocatori di altre squadre si dimenticano spesso, volentieri, quando scendono in campo. Sì, questi i cosiddetti normodotati, che poi non sappiamo fino a che punto normodotati e questi sarebbero i disabili, ma io la penso al contrario. Comunque, il vero, cioè, l'essenza dello sport che hanno loro, cioè, loro fanno gol, si divertono con l'avversario, cioè, se le danno pure, però c'è sempre il rispetto, c'è sempre cose che purtroppo con i cosiddetti normodotati ogni tanto si va oltre le righe, però devo dire che noi cerchiamo, io la prima cosa che gli dico sempre è il comportamento è la cosa essenziale. Poi quello che si riesce a fare a livello tecnico, tattica, è un di più, però sempre l'educazione in campo, il rispetto per l'avversario ci deve essere sempre, quella è la cosa essenziale. Siamo con il Borgo Solestà, sì. E For Special, l'Ascoli For Special, sì. Una prima giornata di campionato, parliamo di campionato, sì. Di quarta e quinta categoria, sì. È un momento veramente fantastico, i ragazzi si impegnano, corrono, ma soprattutto un Ascoli con tanti giocatori. Sì, siamo 13-14 giocatori, oggi 2-3 erano infortunati, il nostro bomber Michel, che lo salutiamo, si è rotto il piede proprio giovedì, prima
l'ultimo allenamento, quindi speriamo per la prossima partita di averlo. Comunque sì, siamo un bel gruppo, ormai 11 anni che portiamo avanti questa cosa, fortunatamente da 2 anni la federazione ha fatto questo campionato, perché per gli altri 9 anni noi ci allenavamo, giocavamo le partite amichevoli, ma ai ragazzi rimangava la competizione, proprio la gara, la partita ufficiale. Quindi adesso con questo campionato loro si sentono realizzati, hanno il tesserino federale, tutto quanto a posto. Una cosa molto bella che Tommasi, associazione italiana calciatori, l'anno scorso gli ha fatto pervenire a tutte le squadre d'Italia un tesserino con scritto calciatore professionista, e adesso dopo questo calciatore, questo tesserino, loro si sono un po' montati a testa, vogliono anche l'ingaggio. Ma a parte gli scherzi, comunque no, è una bella manifestazione. Quest'anno siamo 8 squadre rispetto all'anno scorso che ne eravamo 6, quindi sono 4 giornate, quindi adesso l'ultima giornata sarà a maggio, dopodiché ci sono le finali per chi è primo e poi concludiamo con le premiazioni in campo. Un'altra cosa che volevo dire, forse siamo l'unica squadra in Italia, l'unico concentramento in Italia, che noi facciamo il terzo tempo, cioè offriamo il pranzo a tutte le 8 squadre che vengono qui presso il sestiere di Borgo Soresta, e quello che raccogliamo lo diamo in beneficenza. L'anno scorso abbiamo dato al Filo d'Oro, a un'altra associazione benefica, quindi questo ci gratifica e siamo stati anche premiati dalla federazione per questa nostra casa, perché questa nostra cosa, che siamo l'unico concentramento in Italia che fa questo terzo tempo, quindi molto bello. Siamo con l'addetto stampa della Porto Potenza Serie B for Special, la prima giornata di campionato di quarta e quinta categoria. Parliamo di campionato, una giornata veramente stupenda, dove in campo i ragazzi entrano con grande entusiasmo, con grande competizione, si mettono in competizione, ma anche e soprattutto con grande rispetto dell'avversario. Assolutamente sì, innanzitutto buongiorno a tutti, e per iniziare vorrei ringraziare chi ci ospita, sempre impeccabile l'organizzazione, come tutti gli anni nell'ultimo biennio. È un campionato molto importante da tanti punti di vista, in primis perché negli ultimi anni la Federazione Calcio si è accorta di questo importante segmento di giocatori, sta organizzando un campionato veramente competitivo, e per i ragazzi è veramente un momento fondamentale di unione e di crescita. Giornata tra l'altro piacevolissima, i ragazzi si stanno impegnando e stiamo assistendo a delle partite anche molto combattute da un punto di vista calcistico, quindi un'esperienza che si rinnova a essere veramente piacevole. Sì, i ragazzi si preparano tutto l'anno con degli allenamenti molto competitivi e molto attenti. Ogni squadra è dotata tra l'altro di uno staff tecnico composto da più allenatori, proprio per garantire una crescita tattico-tecnica dei ragazzi. Il risultato è questo, cioè uno straordinario momento calcistico che manifesta chiaramente una crescita di questo movimento, un segmento che fino a poco tempo fa non esisteva. Invece è testimonianza che il calcio italiano è finalmente molto attento a tutti i ragazzi in maniera trasversale. Stanno crescendo in numero proprio in virtù del fatto che finalmente in molti se ne accorgono, e questa è la vittoria più grande trasversalmente per tutte le squadre. Siamo con Nico Stallone nella prima giornata di campionato for special quarta e quinta categoria, una giornata di ragazzi si impegnano, lottano, ma utilizzando una cosa che probabilmente nel professionismo, perché anche se loro si reputano quasi professionisti, non hanno ancora, capito, il rispetto. Ma guarda, la cosa che più si nota, come hai detto tu, è il rispetto, ma oltre al rispetto io sottolineerei 2 elementi in più: la gioia, tutti hanno dimostrazioni di affetto tra di loro, nei confronti degli avversari, sono venuti così dei ragazzi che giocano con squadra avversaria, sono venuti a abbracciarmi a me, a stringermi la mano, ogni volta che si fanno fallo si chiedono scusa, si aiutano a rialzare, cioè quelle
cose basilari che sono quelle che se tutti le imparassero, se tutti quanti avessimo veramente un minuto di tempo per venire a vedere questo tipo di calcio, forse veramente potremmo far diventare veramente il calcio il più bello sport del mondo. È un comune che è sempre vicino a tutte le manifestazioni, perché non parliamo soltanto dell'Ascoli for Special, ma anche la Piciano Berenti, l'hockey su Mirmidoni, quindi parliamo di un movimento Kinascoli che è cresciuto e sta crescendo ancora di più. Sì, noi stiamo dando tanta attenzione, tanta vicinanza, tanto aiuto, tanto sostegno a questa realtà che chiamiamo di sport paralimpico. Ad Ascoli, come hai detto tu, stanno crescendo grazie anche alla nostra sensibilità, ma soprattutto, permettimi, lo ridico oggi, soprattutto grazie all'aiuto delle famiglie, delle società, di questi volontari. Oggi io mi sento per l'ennesima volta di fare l'ennesimo applauso ad Adriano Pistolesi e a tutto il suo staff che hanno creato quest'idea, sono stati forse i primi qui a livello proprio cittadino a creare, come Giovanni Palombieri della Piccina Non Vedenti, così come Michele della Mirmidoni. Ci sono queste persone che, pur avendo una vita costellata come tutti noi del quotidiano, della problematica giornaliera, hanno quel quid in più che gli parte da dentro di dedicare qualcosa agli altri, e hanno creato secondo me qualcosa di meraviglioso, perché veramente se uno passa una giornata qui oggi gli si apre il cuore, ogni volta che c'è un gol, un festeggiamento spontaneo fatto di, guarda, gente che si abbraccia in tutte le parti. Forse quando uno ha qualche problema nella vita dovrebbe venire a vedere queste partite.